Ciao amici e benvenuti a un altro video del vostro Rockwen. Benvenuti ad un altro mio unboxing. Come vedete, oggi ho ricevuto uno scatolino piccolino, un pacchettino piccolino. E voglio scoprire insieme a voi che cosa c'è qua dentro. Naturalmente io so cosa c'è all'interno. E devo dire che sono, diciamo che è un pacco proveniente da McDonald's. E ora scopriremo il perché. Apriamolo insieme. Esattamente, questo pacco di McDonald's proviene da lontano 1993. Ai ai, vediamo che cosa c'è qua. Già intravediamo qualcosina che mi piace. Ta-ta-ta! Non si tratta, amici miei, che altro. No, non si sa, non si tratta che altro che delle classiche sorpresine dell'Happy Meal di McDonald's del 1993 dedicate alla serie a cartoni animati di Batman The Animated Series. È appunto del 1992, però li hanno prodotte l'anno dopo, nel 93. E qua abbiamo Riddler. Davvero bello, davvero bello. Scopriamo gli altri chi sono. Qui abbiamo Catwoman. Amici miei, pensate, sono chiuse, imbustate ermeticamente dal 93. Amici miei, io ho avuto la fortuna di trovarle all'otto, tutte su eBay. Guardate qua, 93. Vedete? McDonald's. Ho avuto la fortuna di trovare un lotto su eBay che comprendeva tutti i 7 pezzi. Naturalmente la serie completa sono 8 pezzi, ne manca una, manca Poison Ivy. Ma tutti gli altri pezzi, diciamo che i pezzi più importanti ce li ho. Qua abbiamo Batgirl, abbiamo, guardate qua chi c'è, personaggio principale, Batman, troppo bello. Devo dire che anche come sorpresine non sono per niente piccole, per niente piccole, diciamo che sono la grandezza dell'action figure di oggi che fanno. E oggi quest'altezza all'epoca la facevano per le sorpresine. Assurdo. Devo dire che per una sorpresina di un Happy Meal sono davvero molto soddisfacente. Guardate che bello. Troppo bello. E diciamo che in questo set è compresa quindi tutti i personaggi in versione, diciamo, a pupazzetto snodati. Ed è tutta completa con Batman, Riddler, Catwoman e Batgirl. Ora andiamo ai personaggi che sono, diciamo, motorizzati. Qua abbiamo Joker, messo in una specie di macchinetta. Qua abbiamo infine Robin messo in una sua specie di moto. Davvero bello, amici, davvero bello. Amici miei, non avevo contato che c'era ancora l'ultima sorpresina, ovvero Two Face, due facce. La sua macchinetta, diciamo che avrei preferito che tutti i personaggi li avrebbero fatti come li avrebbero fatti tutti a pupazzetti snodati, però vabbè, l'originalità di questi personaggi a macchinetta è anche importante, quindi li accetto anche così. Meno male che Batman l'hanno fatto a pupazzetto snodato, perché in una macchinetta non mi sarebbe piaciuto, onestamente.
E quindi, amici miei, queste sono le mie 8 sorpresine che ho trovato dell'Happy Meal, proveniente da un Happy Meal scaduto, perché del 93, voglio dire, il mangiare è andato un po' a male, non male che le sorpresine si mantengono. E quindi, amici miei, io giustamente, guardate qua, Natale. Naturalmente, amici miei, essendo che si trattano di sorprese, sì, né, io le voglio aprire insieme a voi. Faccio un unboxing vero e proprio con tanto di recensione, quindi partiamo dal capo, ovvero da Batman. E dunque, io, amici miei, di queste sorpresine mi conservo pure la bustina, che voglio dire, non sono cose da strappare così e da buttare, voglio dire, hanno una loro importanza. Anche il blister. E allora osserviamo Batman com'è. Ecco qua, lo leviamo dal suo blister. Sul mini blister. Devo dire, amici miei, che io il combat belt ancora purtroppo non ce l'ho. Per me è come avere un piccolo combat belt, almeno questo per ora ce l'ho. Osserviamo com'è. Allora, osserviamo i punti di snodo. Vedo che ha subito i punti di snodo nelle braccia. Tutte le braccia. Nella testa. Vero bello. E nella vita, credo. So che si leva il cape, il mantello, sì. E punti di snodo. Ah no, nel bacino non ne ha. Non mi importa comunque, ha soltanto punti di snodo nelle braccia, nella testa, e il mantello è rimovibile. Rimovibile. Perfetto. Davvero bello, amici miei, davvero bello. Spero, amici miei, che la telecamera riesca a prenderlo più o meno bene. Che è davvero bello. Davvero bello. Ve li consiglio assolutamente, amici miei, queste sorpresine, perché sono, penso che siano davvero importanti. A me piacciono un casino, amici, un casino. E allora, mettiamo Batman qua. Prendiamo l'altro personaggio, che è Riddler. Allontaniamo l'immagine, scusate. Qua andiamo all'enigmista. Prendiamo l'enigmista. Ecco qua, osserviamo i suoi punti di snodo. Quali sono? Testa, braccia, bacino, sì. Questi sono i suoi punti di snodo. Esce, papà, si sente tutto. Guarda tu, respiri, cammina, si sente tutto, riprende tutto. No, non ti preoccupare. Sente tutto. Allora. E dunque, questo è il nostro Riddler. Come vedete, i punti di snodo sono la testa, le braccia e il bacino. Amici miei, devo dire che come hanno realizzato Riddler, l'hanno realizzato proprio quasi preciso come nel cartoons di Batman The Animated Series. Perché devo dire che quello realizzato dalla Kenner, l'action figure vero e proprio dalla Kenner, non è proprio tanto somigliante al Riddler di The Animated Series. L'hanno realizzato a modo loro, diciamo, rappresenta sempre quello, però in faccia non è proprio preciso. Questo invece devo dire che è proprio il Riddler, è quel Riddler vero e proprio. Aveva questo sorriso qua di lato,
davvero bello amici miei, davvero bello. Alcune parti sono realizzate in gomma, alcune in plastica un pochettino più dura, come il busto. Ecco qua, amici. Una Soul Riddler, la mettiamo, una Soul Blister. Chi prendiamo? Catwoman. Prendiamo la seducente Catwoman. Vediamo. Vediamo. Devo dire che qua Catwoman è molto accessoriata. Perché allora c'è intanto questa pantera tutta gialla. Avrei preferito che l'avrebbero un pochettino pitturata, rendendola più meno aspetto da giocattolo. Però devo dire, dai, è comunque un pezzo originale, quindi va sempre accettato così com'è. E abbiamo la nostra bellissima Catwoman, uguale, identica alla serie animata. Avviciniamoci un pochettino e vediamola. Che donna, eh? I suoi punti di snodo sono le braccia, molto morbide direi, e il bacino, e la testa, no, la testa no, no, nessuno snodo alla testa, solo braccia e vita, e vita. E questa è la nostra Catwoman. Andiamo a Batgirl. Questo, amici miei, è il mio unboxing più lungo. Un pochettino, non voglio strappare tutto. Allora, ecco qua. Qua c'è Batgirl. Oh, Barbara Gordon, se non sbaglio si chiamava Barbara, sì. Barbara Gordon. Allora, punto di snodo alla vita. Il mantello credo che non sia totalmente rimovibile. Punto di snodo nelle braccia. E niente più. La testa non è rimovibile. Davvero, anche questa davvero carina. Molto carina. Andiamo ai personaggi con le macchinette. Andiamo qua al Joker. Purtroppo, amici miei, come ripetevo a dire, mi manca. Avrei preferito che il lotto era completo, però vabbè, mi manca solo Poison Ivy. Vedrò quando sarà possibile di acquistarla separatamente. Oggi domani qualche, se è incluso qualche doppione che già c'ho, magari o lo regalerò o lo venderò, vedrò io. Che voi sapete, amici miei, che io amo fare regali, quindi può darsi che li regalerò se trovo qualche doppione nell'acquisto di Poison Ivy. Allora andiamo al nostro Joker. Il nostro Joker so che scatta. Ha un qualcosa che, ah, ecco il sedile. Cliccando il sedile giallo, vedete che esce fuori la testa dell'auto, attaccata all'auto del Joker. Davvero carino, devo dire. Anche questo davvero carino. Allora, non voglio annoiarvi, amici miei. Quindi cercherò di fare un po' cose un po' svelte. Abbiamo il nostro Robin. Forse il pezzo più piccolino di tutta la serie. Questo, amici miei, è,
come sentite, basta caricarlo per farlo partire. Davvero? Allo scatto che e vola. Davvero, devo dire, è realizzato anche bene il nostro Robin. Davvero, davvero carino. Davvero carino. E infine il nostro come si chiamava? Due facce. Il nome di due facce. Harvey Dent, il nostro Harvey Dent. Il nostro Harvey Dent, due facce. Osserviamo com'è. Due facce alla modalità che naturalmente, come vedete, alla sua automobilina in due facce, bianca e sotto tutta nera, tipo rovinata, e naturalmente ha la modalità di cambiare colore alla sua auto. Può diventare anche così. Ha questa modalità. Devo dire, è realizzato davvero bene. Davvero carino. Davvero carino. Bene, amici miei, questa è la mia collezione. Bene, amici miei, questa è la mia collezione di sorpresine trovate. Bene amici miei, questa è la mia collezione di sorprese di Happy Meal di McDonald's che ho acquistato appunto su eBay e per fortuna ho trovato questo lotto, come ripeto a dire, di 7 pezzi, davvero a un prezzo, tutto mi è venuto circa sui 20 euro, quindi voglio dire per 7 sorpresine, compreso il personaggio più importante, ovvero Batman. Onestamente mi è sembrato un prezzo abbastanza buono e poi sono anche delle sorpresine rare, visto che alcuni li vendono anche a prezzi più cari, con pochi pezzi, con pezzi molto tipo al lotto di 3 pezzi, qualcuno li vende anche a 30 euro, compreso spedizione. Voglio dire, credo di essere stato fortunato più o meno in questo. Amici miei, spero che questo mio unboxing con recensione vi sia piaciuto. E come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate di questo mio video scrivendomi qualche messaggio o mettendomi un mi piace. Amici miei, aspetto vostre notizie. Ma che cosa è?